E allora sì, alle 20.30 Gioielli sotto casa, poi alle 21 alla Piazza del Lavoro con Giovanni Palisto. Ma intanto lo vedete già, buongiorno. Ci ha raggiunto Stefano Duchi, che di solito è dietro le quinte nel nostro programma. È la mia prima volta in onda in diretta su Cremona 1. Addirittura. Sì, sì, sì. Devo esprimere un desiderio, suppongo. Eh beh, sì. Già fatto. Allora, l'occasione è quella del ricordo di un tuo caro amico. Caro amico, certo, sì. Marco Costantini, che è scomparso il 27 ottobre di 20 anni fa. Esatto, ricorre quest'anno il ventennale, è stato, diciamo, ricordato con una serie di articoli dalla stampa locale, quindi anche noi chiaramente a livello televisivo volevamo ricordarlo. È stato un po' più difficile perché parliamo di un giornalista che è stato anche musicista, e quindi tornare indietro di 20 anni significa andare a recuperare cose d'archivio, soprattutto amatoriali, perché non parliamo di un musicista, diciamo, con un contratto discografico, parliamo di gruppi locali. Certo. Famosi, una volta si diceva gruppi di base, per dare la stura, no? Per dare la definizione dei gruppi locali. Una volta c'erano anche tanti gruppi locali, tanti gruppi soprattutto rock a Cremona che proponevano musica originale. Poi c'è stato l'avvento delle cover band, ma qui andiamo oltre. Difficile, secondo me. E quindi, vabbè, Marco Costantini, giornalista, sì. Scriveva... Allora, per tutti sì, giornalista, perché è stata una penna promettente del giornalismo locale. Lui ha iniziato sul finire come professionista, ecco, sul finire degli anni Ottanta. Però io l'ho conosciuto molto prima. E beh, certo. È una conoscenza scolastica. Quindi dai tempi del liceo, della scuola? Esattamente sì, in prima liceo, perché lui frequentava lo scientifico, io il linguistico. Erano scuole private, in quanto io avevo scelto il linguistico perché al momento non c'era, all'epoca non c'era ancora una scuola mista linguistico, c'era solo la Beata Vergine, che era solo femminile. Per cui nell'istituto in cui eravamo c'erano un po' tutti, ecco, diciamo, queste scuole, e siccome le nostre classi erano molto piccole, molte lezioni erano in comune. Quelli di inglese, italiano, vogliamo eccetera, citare anche eccetera. La scuola, vogliamo ricordare. Istituto Canossiano. Ecco. Delle Canossiane. E lui arrivava, esatto, dallo statale, l'ho conosciuto dopo il primo anno. Francamente non so perché avesse replicato il primo anno scolastico, perché era veramente uno studente fantastico. Cioè, proprio veramente, lo vedi subito, no? Le persone che sanno applicarsi, intelligenti. Scriveva natura, molto bene, lo ricordo, allora, articoli, certo. Mondo Padano, Vita Cattolica, La Provincia. Sì. Insomma, scriveva già benissimo anche ai tempi quello, della, certo, scuola. Sì, sì, sì. Una di quelle persone che si distinguono immediatamente. Per cui, ovviamente, siccome ero sempre stato, sin da ragazzino, un ascoltatore di musica, rock in particolare, il punto di contatto è stato quello, il collezionismo dei dischi, e poi lo step successivo è stato la musica suonata. E allora, ovviamente, come sono abituata a fare mentre tu sei, sì, in regia o dietro le quinte, io stravolgo la scaletta che abbiamo, certo, preparato, e allora vorrei dare un volto a questa persona per chi non l'avesse già conosciuta, e quindi vederlo in questa clip che ci hai preparato, Stefano, okay, e poi continueremo a parlare di lui. Vediamolo insieme, ascoltiamo anche un po' della sua musica. What about the time is sad? Time is just a joke. It's time we're going away. Hey, hey, hey. It must be some kind of trick. I'm just thinking I feel sick. It's happening again. It's happening again. It's been the same old countdown. E
Allora, lasciamo scorrere ancora un po' le immagini, come tu dicevi, amatoriali, e quindi vabbè, la qualità non è quella che potremmo avere oggi, perché arrivano addirittura da VHS o comunque da registrazioni, esatto, non propriamente amici, professionali. Esatto, una raccolta. Le immagini mi sono state girate da un componente degli Halloween Party, che è stata l'ultima band con cui Marco ha suonato. La prima era quella che aveva formato con me ed altri amici. Ti abbiamo visto infatti in una foto, non so se nelle i foto nostri... sì, c'ero io con una capigliatura, ecco, sì, improponibile per, abbastanza per improponibile anche per allora, veramente, però sai, si faceva quel che si poteva soprattutto. E comunque insomma la simpatia di Marco che ha lasciato, perché io lo ricordo addirittura per aver suonato sul palco di un motorock in quegli anni. Sempre con gli Halloween Party. Sempre con gli Halloween Party, un gruppo che era piaciuto moltissimo e che era ritornato a suonare, penso, anche negli anni successivi, senza ovviamente che ci fosse lui. L'attività musicale di Marco con me ed altri è partita in camera, proprio nella cameretta, pianoforte, classica, chitarra acustica, esatto, per la gioia dei vicini, soprattutto quando poi hanno fatto il loro ingresso i distorsori e gli amplificatori, perché all'epoca abitavo in Piazza Lodi, dove c'è tuttora uno studio dentistico. Tu immagina questa povera gente che è in attesa e sente un fracasso bestiale. Ma magari poteva essere utile per non sentire la terminologia esatta. Facevamo un casino tremendo, quello è sicuro. Si può dire in televisione, certo, sì, che si può dire. Ormai è stato sdoganato. E poi insomma ci si è trasferiti, quando è arrivato chiaramente il batterista non era possibile stare più in camera da letto, per cui la classica cantina e così via, il corso tipico delle band locali. Con questo rock. I componenti della band si ritrovano ancora, ci sarà la possibilità. Allora, come di... Downtown Saints, che era stato il nostro gruppo, probabilmente, o meglio, stiamo tentando di riattivare sia Downtown Saints che gli Halloween Party, perché ci piacerebbe molto organizzare una serata in ricordo di Marco. Ci stiamo studiando, per cui per il momento si stanno solo riattivando i gruppi. Probabilmente Downtown Saints in versione semiacustica, cioè chitarra a voce, perché altri non sono più disponibili. Gli Halloween Party invece, a parte Marco chiaramente, potrebbero rimettersi in pista, ma di questo magari ne parleremo più avanti. Ne parleremo in qualche altra occasione. Sì. Comunque, vabbè, tanto per chiudere questa piccola parentesi dedicata a Marco Costantini, cosa ha lasciato lui? Allora, persona intanto di grandissima simpatia, proprio sì. Sai, le persone che ti fanno sbellicare, io le risate più belle le ho fatte assolutamente con lui, perché ho un ricordo bellissimo di questo. Poi persona molto importante, perché molto matura sin da giovanissimo, ma nel senso che, come ho avuto modo anch'io di scrivere, io non l'ho mai percepito come un coetaneo, al di là del fatto che avesse un anno più di me, in realtà era molto più maturo, proprio una persona molto intelligente e, come dire, sulla notizia. Infatti dopo ha trasferito la sua personalità dalla vita comune, diciamo, al lavoro, quindi sul giornalismo. E quindi ha lasciato musica sicuramente, vabbè, per i pochi chiaramente che l'hanno seguito all'epoca, e un bel ricordo anche a livello professionale. Un bel ricordo, lui è scomparso, certo, prematuramente, dicevamo, sì, nel 1996. Purtroppo una malattia che l'ha portato via nel giro di pochi anni. Di pochi anni, sì, esatto, e quindi ci ha lasciato solo questo, però insomma è bello ricordarlo anche, esatto, attraverso la nostra trasmissione. Grazie a voi che avete deciso anche di ospitare, ecco, questo spazio per lui. Grazie a Stefano Duchi, adesso la linea va a Giovanni Palisi. Thank you.